un rapporto anche con la Lituania, quindi l'Istituto Romero va al di là dei confini italiani e anche conoscere realtà poco conosciute. Sì, assolutamente. Il nostro impegno verso l'internazionalizzazione della scuola viene da lontano, perché questa scuola davvero da anni partecipa a progetti proposti dall'Unione Europea e anche internazionali oltre l'Unione Europea. Per un motivo importantissimo, riteniamo che i nostri ragazzi debbano avere la possibilità di diventare, come dico io, cittadini del mondo, oltre che cittadini del nostro territorio. E questa modalità di incontro, di scambio, di costruzione di relazioni, oltre che di conoscenze, credo che sia una modalità davvero molto efficace, perché consente ai ragazzi di conoscere e nello stesso tempo di apprezzare il modo di vivere, di andare a scuola, di essere amici dei ragazzi di altri paesi, quindi di avere un'apertura mentale che viene tanto dall'esperienza, oltre che naturalmente dallo studio, dalla conoscenza, ma anche proprio dall'esperienza diretta, senza poi tralasciare la possibilità di utilizzare una lingua straniera, no? L'inglese piuttosto che il francese, il tedesco, in base allo spagnolo, in base al paese con il quale è nato lo scambio, e quindi di utilizzare una situazione concreta, la lingua, e quindi anche qui di essere motivati e di migliorare le proprie competenze anche in campo linguistico. Il progetto Erasmus del Romero è sempre un'eccellenza che cresce di anno in anno ed è composto da tante parti per rendere partecipi questi ragazzi con queste esperienze internazionali. Esatto, siamo una scuola accreditata Erasmus, questo significa che fino al 2026 abbiamo sicuri finanziamenti, ovviamente finanziamenti dell'Unione Europea, che ci permettono tre tipi di mobilità. Una mobilità che riguarda il gruppo classe, ciò significa che una classe in toto per una settimana viene accolta in un paese straniero e accoglie ovviamente gli studenti del paese straniero lavorando su un tema in particolare. Le mobilità a lungo termine, che sono le mobilità che appunto stanno svolgendo le ragazze o che hanno svolto le ragazze e che prevedono una permanenza di 5 settimane presso un istituto straniero, l'accoglienza di uno studente straniero per 5 settimane. In quel frangente i nostri studenti seguono le lezioni, così, parzialmente seguono le lezioni, così come appunto anche gli studenti stranieri seguono in parte le nostre lezioni, in parte continuano con uno studio individuale. E l'ultimo invece è la mobilità di staff, che riguarda sia i docenti che il personale ATA e permette di viaggiare per approfondire e conoscere meglio altre realtà didattiche, quando si è in job shadowing, quindi si ha la possibilità, oltre di conoscere una cultura, anche di conoscere un sistema scolastico che molto spesso differisce, ma che ovviamente la conoscenza può arricchire questo tipo, anche la nostra quotidiana attività didattica. My name is Agle. Insegnante di inglese come lingua straniera, si chiama Egle, viene dalla Lituania ed è qui per un job shadowing, ossia osservare le nostre metodologie didattiche, conoscere un nuovo sistema scolastico e ovviamente compararlo con il sistema scolastico lituano. Accompagna anche le nostre due studentesse lituane che rimarranno con noi per 5 settimane e ritiene che appunto l'esperienza Erasmus sia un'esperienza assolutamente positiva, non solo ovviamente per conoscere un'altra cultura, per approfondire anche però un sistema scolastico differente rispetto a quello a cui le ragazze sono abituate. Permette anche ovviamente un utilizzo della lingua straniera, ossia l'inglese che utilizziamo come lingua veicolare, e ovviamente un aprirsi anche alle nuove culture. Permette quindi anche un'apertura culturale e mentale, ovviamente, questa esperienza. Hello, what's your name? My name is Gavia. Ok, lei è Gabi, una ragazza lituana, e ha detto che durante questa esperienza, cioè del fatto che io ero lituania, lei è stata molto felice di questa esperienza perché ha avuto modo di ospitare una ragazza italiana e ha detto che abbiamo visitato molti posti ed è stata un'esperienza molto che l'ha arricchita molto a livello culturale e è anche molto felice di essere qua in Italia perché non vedo l'ora di visitare nuovi posti, di imparare la lingua, di imparare la cultura del nostro paese. E le prime impressioni sono molto positive da quello che si capisce, quindi speriamo che vada tutto bene.